Beh, sono tanti pensieri. Il primo è la tragedia di un ragazzo che appartiene probabilmente alla migliore gioventù di questa generazione, impegnato, pieno di ideali, che parte, vuole conoscere un mondo, vuole avvicinarsi a quella realtà e finisce in quel modo tragico. Penso al dolore della famiglia e anche al grande merito che la famiglia ha avuto di fare di una tragedia personale individuale l'occasione per una denuncia più alta, che ha a che fare con la tragedia dei diritti umani più in generale, della cancellazione della libertà di espressione che sta avvenendo in Egitto. E fare di un caso di una tragedia personale un'occasione di denuncia collettiva è un grande merito. Io credo che le istituzioni, la politica non possa mai fare un passo indietro per ragioni di Stato, di opportunità, quando si violano i fondamentali. Quindi la ragione di Stato deve assolutamente essere accantonata e dobbiamo avere la determinazione di fare le denunce in tutte le sedi, e come amministrazione comunale stiamo cercando di tenere alta l'attenzione su questa questione.